serie bwin, tutti i colori della passione. Testa coda al Braglia di Modena, il Sassuolo proiettato verso la massima serie ospita il Gubbio nella 36esima giornata della serie bwin. Pea ha quasi tutti gli uomini a disposizione, turno di riposo per Missiroli in campo, Sansone, Marchi e Troianiello, Bruno in panchina. Apolloni alla disperata ricerca di punti salvezza schiera il 3-4-1-2 con graffie di Ciofani e Guzman. Un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Pier Mario Morosini. Arbitra il signor Claudio Gavillucci di Latina. Inizia il Sassuolo a manovrare con Coffi che si prepara al destro, il tiro è troppo alto. Nulla da fare per il giocatore del Sassuolo, poi la risposta del Gubbio che cerca di reagire, il sinistro di Graffiedi è poca cosa e finisce tra le mani del portiere del Sassuolo, poi il vantaggio del Gubbio proprio con Graffiedi che a tu per tu con Pomini in sacca di testa, il sesto gol stagionale per l'ex attaccante del Piacenza che trafigge Pomini per il vantaggio del Gubbio. La risposta del Sassuolo è rabbiosa perché il sinistro di Sansone mette paura a Donnarumma che però è bravissimo a deviare il tiro, è meno bravo a deviare la punizione di Sansone perché sfugge alle mani di Donnarumma, però il Gubbio regge e riesce a respingere anche questo colpo di testa di Marchi da buona posizione al 39esimo, proprio allo scadere del primo tempo. Il Gubbio comunque resta in vantaggio 1-0 grazie al gol di Graffiedi. Lo sguardo di Pea, si passa alla ripresa con Guzman che si aggiusta la palla, il tiro lento ma finisce in gol per il 2-0 del Gubbio. Una rete importantissima quella di Guzman al suo primo centro stagionale, l'errore evidente di Pomini che non riesce a trattenere il pallone, poi il Sassuolo cerca di reagire, questa buona opportunità per Boissy entrato nella ripresa, respinge ottimamente, cresciuto nelle giovanili del Milan, respinge questo tiro di Boissy. Poi ancora il Gubbio che si riaffaccia dalle parti di Pomini con questo tiro dalla distanza di Capitan Cottafava. E poi c'è ancora la squadra di casa che tenta i tiri dalla distanza proprio perché non riesce ad arrivare dalle parti di Donnarumma. Ancora il Gubbio, controllo e tiro di Graffiedi. Prova ad organizzare una manovra di contropiede il Sassuolo, l'occasione più ghiotta sul sinistro di Boissy che spreca da ottima posizione quasi a tu per tu con Donnarumma. Poi c'è questo campanile alzato da Boissy ma non riesce ad intervenire bene Masucci che tenta di deviare a rete questo colpo di testa. Ancora il Sassuolo, Sansone si aggiusta il tiro, la palla finisce poco a lato, esce poi l'autore del gol Guzman per Sandreani. Il Sassuolo tenta il tutto per tutto, esterno di Sansone, la girata di Bruno che finisce alta sulla traversa, sono gli ultimi tentativi, 8 i minuti di recupero per il Sassuolo per tentare di riacciuffare almeno il 2-1, ci prova ancora Salvatore Bruno, il tiro sfiora il palo. Esce anche l'autore del gol Graffiedi, l'autore del vantaggio per Lofquist, si fa male l'arbitro Gavillucci sostituito dal quarto uomo, il Sassuolo perde per la terza volta in stagione, il Gubbio conquista la prima vittoria esterna in campionato.